Amici sportivi, allora collegato con noi al telefono Pino Taglialatela a pochi minuti dall'inizio del nostro telegiornale. Pino, abbiamo letto le notizie che ti riguardano, sei diventato il nuovo presidente dell'Ischia. Ma diciamo che il presidente dell'Ischia diciamo, sono i tifosi, io li rappresento in questo momento. Perché come da accordi, come promesso da parte del presidente Emanuele Labbundo, la società la ridava ai tifosi. E, parlando con i tifosi, anche perché avendo avuto questo ruolo di cercare in questo mese e mezzo, due, da quando il presidente ha lasciato l'Ischia, trovare qualcuno che potesse sostituirlo, cosa difficilissima. Ed è stato difficile trovare, infatti non abbiamo trovato un imprenditore che fosse interessato interamente all'Ischia. Girando, chiedendo ai vari amici, e poi piano piano so la passione che ha Lello Carlino per il calcio, so la passione infatti che ha abbiamo anche una foto che forse possiamo sì, vedere che vi ritrae te, Enrico e Lello Carlino. Prego Pino. Stamattina eravamo a Ischia, e Lello era a Ischia, io ho presentato Enrico, e abbiamo parlato un po' del futuro dell'Ischia, e grazie a Lello abbiamo una buona base di partenza per far sì che l'Ischia possa disputare il campionato d'eccellenza in maniera dignitosa per il momento. Allora, noi poi magari questo lo chiederemo al presidente di Carpisa, Lello Carlino, ma che ruolo c'è pronto per lui nell'Ischia? No, nessun ruolo, perché lui diciamo che non vuole ruoli, vuole solo dare una grande mano all'Ischia, perché lui è innamorato di Ischia, è tifoso dell'Ischia, sapete bene che cosa ha fatto per Ischia. Lui praticamente sta mettendo insieme vari imprenditori, e diciamo che settimana prossima ho un impegno con lui per andare altri due imprenditori, perché ecco, noi dal momento in cui facciamo più imprenditori facciamo, più si alza il budget per fare una squadra diciamo importante per Ischia. Quindi ci stiamo basando su quello che già abbiamo, e quindi abbiamo già confermato quasi tutto il blocco ischitano. Infatti io so che ieri c'è stato un incontro con te, Enrico, e parte della rosa della passata stagione. Com'è andata? Come siete rimasti? No, niente, ieri solo per comunicare a questi ragazzi che ci hanno aspettato fino a ieri. Non hanno preso accordi con nessun'altra squadra, ci sono dei ragazzi, voi sapete benissimo, che hanno delle richieste, però hanno aspettato noi perché hanno visto l'impegno che ci abbiamo messo e che ci metteremo sicuramente ancora di più per far sì, come ho detto prima, che l'Ischia possa disputare un campionato all'inizio dignitoso per il momento. Poi mai mettere mani davanti alla provvidenza, e quindi ho voluto avvisare i ragazzi, visto che ieri ho avuto un appuntamento con il presidente, l'ex presidente dell'Ischia Emanuele Labbundo, il quale ha donato la squadra ai tifosi, però io sono il rappresentante in questo momento, anzi non voglio essere chiamato presidente, assolutamente, io faccio sempre il mio ruolo da direttore generale, ma io sono il custode in questo momento delle quote dell'Ischia che mi sono state donate, però appartengono ai tifosi. Al momento, come ho detto prima, le custodisco e cerco grazie a tutte le amicizie che ho in giro per la Campania, grazie al grande lavoro che sta facendo Lello Carlino al mio fianco, di portare avanti almeno per quest'anno l'Ischia a buoni livelli, come lo ha fatto in passato il presidente Labbundo. Quindi sostituire il presidente è difficilissimo, però e devo ringraziare Emanuele, perché oltre ad aver donato la squadra pulita e senza un debito, penserà anche lui all'iscrizione al campionato,
è un regalo che ha fatto ai tifosi e in più consentirà alla squadra dell'Ischia di poter accedere sulle proprie navi gratis per tutto l'anno. Quindi e mi ha detto anche che qualsiasi cosa ho bisogno, per Ischia le porte alla Medmar del Suppi sono sempre aperte. Quindi anche il presidente fa il suo in questa Ischia, malgrado non è più il presidente. Quindi lo ringrazio pubblicamente per tutto quello che ha fatto e quello che farà per l'Ischia. Grazie allora a Pino Taglialatela per il momento. Pino, noi ci riaggiorniamo insomma tra qualche giorno, dovessero esserci altre novità. È tutto in continua evoluzione, quindi piano piano poi sicuramente a breve faremo la classica conferenza stampa per presentare staff eccetera eccetera, quindi sarete sicuramente informati di tutto e poi avremo un ottimo rapporto con voi della stampa e sarete messi a corrente di tutto in tutti i giorni e tutto l'anno. Grazie a Pino Taglialatela e buon lavoro. Grazie a voi, forza Ischia.